Margherita Minuto, una delle stelle nella categoria junior di Stelle nello Sport, assente giustificata al Galà perché è impegnata negli spareggi con la Locatelli. Ci racconti insomma quello che è stato il tuo percorso nella pallanuoto che ti ha portato davvero a essere una delle più brillanti promesse della Waterpolo Rosa. Allora, quest'anno è stato un anno molto difficile perché è stato il nostro primo anno di Serie A1 e all'inizio non siamo partiti con il piede giusto. Al girone di andata abbiamo fatto 0 punti, mentre nel girone di ritorno siamo state molto più brave, abbiamo vinto 3 partite e poi alla fine le nostre avversarie in gara 3 si sono rivelate con più esperienza e sono riuscite a batterci. Ma la storia di Margherita Minuto come inizia? Ho iniziato pallanuoto nel 2015 nella società Andrea Doria, in una squadra mista, poi sono andata alla Locatelli in una squadra femminile e lì ho iniziato la mia vera e propria carriera che nel 2020 ho esordito in Serie A2 e poi l'anno scorso in A1, cioè quest'anno in A1. Qual è il tuo sogno? Il mio sogno è andare a giocare nel Sette Rosa. E cosa significa far parte delle Locatelli, queste ragazzine terribili che l'anno scorso, giovanissime, hanno conquistato una Serie A che quest'anno è sfuggita davvero di un nulla? È stato bellissimo perché siamo cresciute tutte lì e è davvero un grande orgoglio essere lì con loro.